inizialmente potevamo ritrovarci da qui a 18 mesi. E le cose che mi sembra, che le cose che sono state messe diciamo, i paletti dati che abbiamo messo, mi sembra che comunque tutto sommato tengano conto, insomma, insomma, alla fine diciamo, un lavoro fatto abbastanza bene, veramente. Poi magari ci facciamo la testa per niente, perché poi mi auguro che ci siano tanti appoggetti degli eventi in modo familiare, che sono familiari, di piccolo carattere umanistico, che poi lo spirito rimane la legge. Poi magari in realtà tutta una serie di problemi che noi abbiamo ipotizzato che la prossima venire la forma meglio, poi di fatto. Però mi è sembrato giusto comunque aver messo dei paletti indefiniti. Uno di due cose che ci sono. Uno, vabbè, la legge nazionale adesso, secondo me, in realtà aveva l'intenzione tipo Magrani di rilanciare, più che sia l'economia che sia il lavoro, sono intimamente collegati, quindi l'intenzione era quella. Ha sicuramente più senso in altre zone d'Italia, quindi questa possibilità di modificare questa raccolta ancora, secondo me, è abbastanza piena dalla proposta di delibera rappresentata. La rende più madre il nostro territorio, nel senso magari al sud di Milano questa legge ha sicuramente più senso perché hai altri spazi e meno problemi di urbanizzazione. A Busto devi per forza fare una limitazione, questo non vuol dire non essere neanche d'accordo con la legge, ma vuol dire semplicemente che a Busto può dare poco. Sono dei tentativi, a me sembra abbastanza soddisfacente. È comunque interessante, secondo me, la profondità che era l'ambito del consiglio ragazzi, che centri storici fosse una riflessione come farlo. Sì, sì. Io, allora, partendo dal presupposto che è quello che poi avete detto tutti, cioè questa norma a livello nazionale è stata fatta con uno scopo, cioè quello di far ripartire l'economia in un momento di crisi. Chiaramente la prima cosa che hai come intervento per far ripartire l'economia è l'edilizia. L'edilizia comunque è un volano di attività, di produzione e di lavoro che può garantire qualcosa più. Io adesso non mi ricordo più i dati, però dallo studio della regione di cifre astronomiche, anche se solo partisse al 5% di interventi. In questa norma fatta dalla regione vedo due potenzialità. La prima è chiaramente economica, anche se devo dire, e questo l'ho detto anche pubblicamente in un convegno, per fortuna come il Busto Arsizio in questo momento non ha quei grossi problemi di entrate di oneri come si paventava qualche mese fa. La seconda però dà la possibilità di arrivare perlomeno a una cosa positiva, che è la riqualificazione dell'edificato di un certo tipo. Cioè questa legge comunque impone l'applicazione delle norme al di là antisismici, che non c'è un po' fregato in meno, francamente, perché il nostro territorio non è soggetto, però delle norme sul risparmio energetico. E le impone chiaramente incentivando la possibilità di volumetrie di altre cose. E questo secondo me è lo spirito che va colto. E in questo abbiamo anche modulato l'eventuale, come dire, appunto ciò che trova la modulazione degli oneri in funzione di quello. Chiaramente prioritari sono i mobili familiari, perché voglio dire, perché per singolo, cioè non siamo per le grandi aggregazioni, voglio dire, siamo perché la gente si possa adeguare, mettere a norma e trovare, come dire, una soluzione magari a un bisogno che oggi non riesce a trovare perché il piano regolatore dice che per fare un metro cubo di più uno, e quindi è la prima cosa. Ma quello che mi preme tantissimo, perché poi la nostra realtà è qui da vedere, il fatto che ci sono veramente tante capannoni produttivi industriali che sono lì, che sono dei prezzi di tutto il resto, e con questa cosa qua c'è la possibilità che probabilmente, perché è tutto un punto di domanda, questi capannoni vengono demoliti, rifatti in modo adeguato, rifatti dal punto di vista energetico, puntando sul risparmio, e che vi rientri in attività produttive, che è la cosa vera che preme. Sui centri storici, abbiamo inserito, allora abbiamo tutelato quello che già è tutelato al piano regolatore, però andava correttamente ribadito, anche perché altrimenti andava in giro anche quello, per cui voglio dire. Dopodiché però purtroppo non abbiamo più dei centri storici, abbiamo dei centri storici che sono un po' quello che sono. Ci sono edifici che sicuramente fatti negli anni 50, anni 60, non hanno nessun pregio nel valore architettonico, che magari potrebbero essere interessati da questo tipo di intervento. Quindi l'abbattimento, la ricostruzione,
anche lì cosa abbiamo detto? Ok, ti garantiamo la possibilità di avere uno sconto del 30% degli oneri, purché non utilizziamo le volumetrie. Abbiamo le volumetrie in centro che sono già altissime, pensare che comunque di dare un bonus a chi aumenta il 30% mi sembra come dire fare Babbo Natale alla Befana e il compleanno, no? Allora, non è una limitazione o come dire una punizione per chi ha queste proprietà, però sembrava corretto dire ok, il fatto che tu possa rifare un edificio magari un titolo più sponsono alla realtà che intorno ci sta bene, però sicuramente non utilizzare questa passione di più. Il fatto stesso che vengono adottate alcune cose non bellissime, per esempio la parentesi recupererebbe sicuramente superficie perché ci sono palazzi o comunque edifici in centro che hanno delle altezze interne del 40-50, no? Adotti a 3 m. No? Sì, però non è così. Secondo me non è così. Perché tutte le procedure degli anni 50 e 60, che sono state costruite in centro, 70, diciamo del dopoguerra, hanno una volumetria che è esagerata. Sì, no, non è. Il solo il fatto che tu comunque puoi recuperare questa volumetria, dire poi che questa che devi costruire una cosa è un momento una volumetria esagerata rispetto al nostro. Rispetto al nostro, certo. Che se tutto occupato, dire che poi devi abbattere per costruire una cosa che sia in sintonia con il centro storico vuol dire pretendere la gente, perché per mettere in sintonia basta semplicemente fare una cosa, fare la metà. Il problema del centro storico non è la forma, non è che bisogna scimmiottare per fare una cosa che intorno al concetto storico bisogna scimmiottare una cosa vecchia, è un problema di rapporti tra la larghezza della strada e l'altezza della fronte, alla fine è questo. Quindi se uno demolisce e applica e mantiene la sua volumetria, non abbiamo risolto il suo problema, ci sono delle culture più brutte di quelle che ci sono adesso.